Ciao a tutti, io sono Lenny e bentornati in questo nuovissimo video. Ho notato casualmente che i due video precedenti di consigli sono capitati uno a 6 mesi dall'altro, quindi ho deciso adesso di farne uno ogni 6 mesi intenzionalmente. Allora, in questo video consigli vi consiglierò appunto 4 libri horror thriller. Allora, partiamo subito con il primo, che è Chi ha ucciso mia sorella di Julia Ebeling. La protagonista di questo libro è ossessionata dal trovare il killer di sua sorella e quindi le sue ricerche porteranno a Carl, un fotografo che sostiene di non avere nessun legame con la sorella. Ma le prove portano a lui. Quindi la protagonista dovrà far confessare Carl, perché lei appunto sostiene che lui sia colpevole. Poi ovviamente verrà a scoprire la verità. Lei ha 7 giorni di tempo, 8, non ricordo bene, comunque circa una settimana di tempo per scoprire chi è stato ucciso sua sorella e tutta la verità. Ho dato 4 stelle su 5 a questo libro perché è scritto molto bene, mette tanta ansia, in ogni pagina c'è qualcosa di nuovo, e ovviamente la fine, pugnalata al cuore davvero. La cosa che mi piace di più di questo libro in realtà non è niente di tutto questo. Sì, è vero che sono ben valide e mi sono piaciute tutto quello che ho nominato finora, trama, personaggi, scrittura appunto, ma la cosa che mi piace di più, ripeto, sono le fotografie che hanno messo all'interno, perché Carlo è un fotografo e quindi hanno dovuto per forza mettere delle sue fotografie. Allora, adesso ve le faccio vedere. Allora, questa fotografia, che si ripete spesso, serve per dividere i giorni, perché appunto questo libro ne è diviso prima in giorni e poi ogni giorno ha dei suoi capitoli all'interno. Ma la fotografia che mi piace di più è un'altra, che sta nel mezzo. Allora, questa qui. Questa è la foto di due gemelline, che sono molto importanti per la storia. Che io adoro tantissimo quella fotografia, adoro il fatto che ci sono tutte le sue fotografie dentro, ci sono anche delle descrizioni appunto delle fotografie di Carle, e io ve lo consiglio tantissimo. Il prossimo libro è Il tatuatore di Alison Bashman, di cui vi ho fatto già una recensione, quindi sarò molto breve. Comunque il video ve lo lascio sulle schede. In questo libro il killer, perché c'è sempre un killer, è ossessionato dai tatuaggi. Quindi uccide prima le sue vittime e poi ruba dalle loro pelli un determinato tatuaggio. Il primo corpo verrà trovato da Marnie, una tatuatrice, che ovviamente chiama la polizia, e sarà Frances Sullivan a dover seguire le piste di questo killer. Lui è molto giovane, tutti lo criticano, quasi tutti, perché pensano che non sia all'altezza, che è troppo giovane, ma lui in questo caso si farà valere e quindi scoprirà tutta la verità. Anche questo libro ha meritato 4 stelle su 5 perché è comunque molto ansiogeno, un ben valido, personaggi che adoro tantissimo, in particolare il personaggio di Francis perché è molto combattivo, vuole far vedere che lui è capace di fare il suo lavoro, che si merita la promozione. Comunque vi ho spiegato meglio questo libro nella recensione e soprattutto le mie opinioni. Comunque è un libro che merita tantissimo di essere letto. Il prossimo libro che vi consiglio è Una madre perfetta di Kimberly Bell, di cui vi ho fatto già una recensione che vi linko sempre sulle schede. In questo libro ritroviamo l'ansia e l'angoscia di due genitori che perdono il loro figlio, nel vero senso della parola, perché Ethan, il figlio appunto di Kat, ed Andrew, che stanno divorziando, si perde. È in gita scolastica e a un certo punto scompare, non si sa dove è andato a finire. Quindi la polizia dovrà cercarlo nel bosco in cui stanno facendo l'escursione, diciamo, questi bambini. Ho dato 3 stelle su 5 a questo libro perché, avendo già letto il precedente libro della Belle, ho ritrovato molto spesso i suoi tratti. Questo non è che mi è dispiaciuto, però mi immaginavo che facesse un passettino in più l'autrice in questo libro. Però è sempre un libro ben valido, molto bello, personaggi caratterizzanti, molto, molto belli in realtà, soprattutto
la mamma di Sammy, che è un compagnuccio di scuola di Ethan, però secondo me il personaggio più bello di questo libro è Sammy. Non so dilungarmi troppo in realtà perché vi ho già raccontato tutto nella recensione, però Sammy secondo me è il personaggio più bello di questo libro, perché si rende conto che il suo bullismo verso Ethan, che lui era un bulletto, in realtà era sbagliato, quindi c'è questa crescita, non fisicamente ovviamente, ma Sammy ha questa crescita e capisce che quello che faceva verso Ethan era sbagliato. Questo mi piace molto, quindi anche dai thriller si possono ricevere questi insegnamenti di vita. Quindi vi consiglio anche questo libro, però vi consiglio prima di leggere il primo libro di Kimberly Bell, prima di questo, che vi farò vedere. L'ultimo libro che vi consiglio è Un matrimonio delle bugie, sempre di Kimberly Bell. Questo libro racconta di due coniugi che sono sposati felicemente da 7 anni, però lui poi parte per lavoro, ma la mattina stessa sua moglie scopre che il nome del marito è sulla lista delle vittime di un disastro aereo diretto a Seattle, che in realtà non era il volo che aveva preso suo marito. E quindi da qui parte tutta l'indagine. Lei che deve scoprire perché il marito le ha mentito, perché era diretto a Seattle, e tutte queste domande che si fa chiunque, insomma. Allora, devo dire che l'inizio è partito a bomba, partito veramente a bomba, però diciamo che poi diventa un po' piatta la storia, perché Iris, la nostra protagonista, comunque fa sempre le stesse cose, sempre ripetitive, però devo dire che alla fine, cioè alla fine arriva veramente la bomba finale, cioè la bomba iniziale e la bomba finale. Ho detto 4 stelle.